seconda edizione della rassegna Contrasti Barocchi. Sì, seconda edizione, nuovamente sul barocco, ecco, il tema è il barocco. Quest'anno abbiamo deciso di dare ancora più valore al contrasto, per cui non soltanto delle location che non sono barocche, ma anche proprio la parte musicale non avrà in qualche caso un'attinenza col barocco, però abbiamo proprio voluto giocare su questa diversità in tutti i sensi. E cambia anche il titolo. Cambia anche il titolo, l'altro anno siamo partiti dai fasti di Versailles per arrivare alle terre canavesane, quest'anno invece tra emozione ed intelletto. Cercheremo veramente di dare molto peso a queste emozioni in contrasto con quello che è magari il ragionamento, quindi l'intelletto. Quando si terrà e quali paesi andrà a toccare? Allora, inizierà il 5 di dicembre per finire il 20 di febbraio. Il 5 di dicembre inizieremo a Cornier nella ex manifattura, poi ci sarà un secondo appuntamento a Rivarolo il 19 di dicembre, rimarremo a Rivarolo a gennaio, il 16 di gennaio, con un concerto di organo e voce, quindi volti di Bach, quindi musiche di Bach, quindi, con un soprano e un organista rivarolese, Paolo Tarizzo, il migliore allievo del 2013-2014 del Conservatorio di Torino, con il quale collaboriamo già abbiamo già collaborato in altre occasioni. Poi saremo a Caluso per la prima volta con un concerto prettamente barocco, perché è il Gloria di Vivaldi, in collaborazione con un coro abruzzese che è il coro di Vasto, il coro Istonium di Vasto. Andremo a Castellamonte nella chiesa parrocchiale con un concerto di musiche di Corelli, artista musicista barocco. Torneremo a Cornier nella chiesa della Santissima Trinità con il festino del Giovedì Grasso di Banchieri e poi chiuderemo la rassegna a Rivarolo nella chiesa di San Giacomo con il coro da camera di Torino. Interverrà anche un coro giovane? Allora, non nella rassegna Contrasti Barocchi, però il coro Juvenes Voces, che è di recente costituzione, parteciperà a due eventi nel periodo natalizio. Quindi giovedì 3 dicembre avremo un concerto per l'Inner Wheel e loro faranno alcuni brani, perché ci sembrava giusto dare loro spazio anche sulla piazza rivarolese. E poi il vero concerto lo faranno il 20 di dicembre a Castellamonte, nel Salone Martinetti, e quello sarà veramente un concerto soltanto dedicato a loro. È un coro di ragazzi più o meno giovani, qualche corista fa parte già del nostro coro polifonico ed è così il supporto, la base su cui si fondano, su cui si appoggiano, diciamo, i nuovi inseriti, però è un coro che sta crescendo. Abbiamo iniziato con 10-12 elementi, adesso siamo a 17 e quindi c'è questa voglia di fare gruppo, di cantare, questo piacere di cantare insieme, ed è un gruppo su cui noi crediamo molto, perché saranno sicuramente i futuri coristi magari anche del coro polifonico, anche se al momento hanno un repertorio completamente diverso. Allora, come repertorio abbiamo voluto appunto diversificare dal coro polifonico Città di Rivarolo, proprio per dare spazio anche a gusti diversi, visto anche l'età che è più bassa, quindi giustamente il gusto per la musica più leggera, più moderna, e per cui vengono inseriti anche appunto questo tipo di brani, sempre con un'attenzione alla coralità e alla vocalità, giustamente, appunto in una speranza di crescita, insomma, anche del numero dei coristi, per cui faccio un appello: se avete, insomma, intenzione di unirvi, se avete voglia di cantare, avete delle capacità, insomma, intonazione, l'unica cosa che viene richiesta, potete appunto contattarci e provare a venire a cantare con noi. Tra emozioni e intelletto, la scelta di questo titolo? Beh sì, arriviamo dalla rassegna dello scorso anno che parlava appunto del barocco, dalla Reggio di Versailles alle terre canavesane. Quest'anno abbiamo voluto appunto mettere insieme autori barocchi che abbiano nella loro musica appunto queste due caratteristiche, quindi emozionale ma anche di ragionamento, per cui proprio il primo concerto sarà appunto dedicato a Vivaldi, che come risaputo appunto musicista barocco ma ricco di emozionalità e di passionalità.
Verrà eseguita una messa di un autore giovanissimo. Sì, Ulla Jailo, che è un autore estone che vive a New York ed è del 78, per cui giovanissimo, che ha scritto questa composizione dopo il 2000, e appunto una composizione contemporanea, ma che si rifà nella musica appunto anche a melodie che derivano da modalità più antiche. In questa seconda edizione si vede un maggiore impegno del coro Città di Riverola? Direi che maggiore è dire poco, cioè, l'impegno è tantissimo, perché abbiamo dovuto mettere in piedi questa messa, molto difficile, perché comunque si alternano sdoppiamenti all'interno delle singole voci, quindi doppi soprani, doppi contralti, doppi tenori, doppi bassi, e che si intersecano nelle voci l'uno con l'altro, e quindi è molto difficile. E oltretutto l'organico, essendo di una trentina di persone, dividendoci in 8 sottogruppi, diciamo richiede comunque un apporto esterno, e quindi noi abbiamo fortunatamente trovato questa bellissima collaborazione con il coro di Bordighera e il Troubadour, col quale eseguiremo questa messa, e sarà una bellissima cosa, un bellissimo evento, con l'accompagnamento anche di un'orchestra importante di 18-20 elementi, quindi sarà molto molto bello, e invitiamo tutti a venire ad ascoltare.